Sì, buonasera a tutti. Diamo inizio alla lezione gramsciana del 2019. Io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo incontro, a maggior ragione siete riusciti ad affrontare questo inverno che non ci vuole lasciare. Porto i saluti alle nostre ospiti anche da parte del presidente Carlo Galli, che non può essere presente. Ringrazio in particolare l'ospite e la relatrice di questa sera, Donatella Della Porta, che è docente alla Scuola Normale di Pisa di Scienze Politiche e Sociali, in particolare studia i movimenti sociali e politici contemporanei. Infatti il titolo della serata sarà Movimenti Populisti e Contromovimenti in Tempi di Crisi. La lezione gramsciana anche del 2019 è ideata e introdotta da Nadia Urbinati, che ha curato scientificamente anche le precedenti edizioni. Introdurrà quindi la serata di questa sera e la discussione. Io devo ringraziare i patrocinatori di questa giornata organizzata dalla Fondazione Gramsci, ringrazio il Mambo che ci ospita e ringrazio per il patrocinio il Comune di Bologna e il Ministero, il MIUR, il Ministero dell'Educazione, Università e Ricerca, che ci ha patrocinato attraverso la direzione regionale. Lascio la parola a Nadia Urbinati. Grazie Silviana. Allora, grazie intanto a Donatella Della Porta, che ha affrontato questo lunghissimo viaggio attraverso gli Appennini, viene da Firenze, cioè docente a scienze politiche della Scuola Normale Superiore di Pisa, è una cosa recentissima, sede a Firenze, Palazzo Strozzi. Donatella Della Porta in passato ha insegnato all'Università di Firenze, all'Istituto Universitario Europeo e poi ha diretto vari progetti di ricerca. Io dovrei menzionarli uno per uno, è lunghissima la lista, Venus, che è una commissione europea, vero? E poi ancora presso la Cornell col Wissenschaftszentrum di Berlino, e poi ancora Cosmos, recente questo, Center of Social Movement Studies presso l'Università Europea di Firenze, l'Istituto Europeo della Scuola Normale. Quindi il suo principale interesse, come si capisce, essendo sociologa politica, e di ricerca concerne i movimenti sociali, lei definisce i movimenti buoni, quattro volte diventano anche cattivissimi però. E violenza politica, terrorismo, ho scritto moltissimo sul Brigate Rosse, sul terrorismo di sinistra, in Europa, e poi la corruzione. E su questi argomenti ha lavorato con progetti di ricerca in Francia, in Italia, in Germania, in Spagna. Bene, ha scritto anche moltissimo, una lista che non posso raccontare perché è troppo lunga, in un anno, in questi ultimi anni, dal 17 al 18, diciamo così, menziono alcuni volumi: Social Movements and Referendums from Below, Direct Democracy in the Neoliberal Crisis, che è del 17, e poi insieme ad altri, Social Movements and Civil Wars, When Protests for Democratization Fails, nel 18, e poi Where Did the Revolution Go? Contentious Politics and the Quality of Democracy, Cambridge del 17 e via di seguito. Questa lezione gramsciana è la tredicesima e il tema è molto naturalmente attuale vicino a noi da qualche tempo e da un anno almeno al governo. Movimenti populisti e contro movimenti in tempi di crisi. Donatella, tu potresti avere 45-50 minuti, vedi tu, non ti autolimitare, e quindi dopo ci saranno domande e risposte. Grazie intanto di essere qua. Grazie. Ci sei? Vuoi questo? A me si accetta. Adesso chiamo per fare un metodo di funzione, il PowerPoint. Però comincio a parlare. Intanto volevo ringraziare Nadia, ringraziare
Gramsci di Bologna, e dire che ho visto questo invito anche con responsabilità per una studiosa che non si è occupata direttamente di Gramsci, però dal punto di vista filosofico e come contributo in generale alle scienze sociali, però che ha cominciato un po' a ritornare a leggere molti contributi gramsciani, spinta, devo dire, dai miei studenti molto, che sono ritornati a guardare alle diciamo, grandi ideologie, e spinta anche dal fatto che alcuni elementi del pensiero gramsciano tendono a essere, secondo me, a riacquistare molta attualità al tempo di oggi. Quindi non vorrei parlare tanto del governo o del populismo di destra, quanto vedere come in un momento di interregno gramsciano si sviluppano movimenti e contromovimenti, e guardare anche a come categorie che sono state analizzate, utilizzate per descrivere entrambi i movimenti, entrano in parte in crisi, devono essere ripensate quando si guarda alla dinamiche di crisi, trasformazione, intensificazione del tempo, che sono le dinamiche attuali. Non è un caso, secondo me, che questa frase di Gramsci è stata utilizzata e riutilizzata nei tempi recenti come introduzione di molti libri di studiosi di diversi tipi di discipline e materie. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Secondo me questa frase descrive bene i tempi di oggi e descrive bene anche quello che vorrei fare oggi, che è non guardare soltanto a quello che è stato definito come grande regressione, backlash, ritorno reazionario diciamo, dal punto di vista dello sviluppo più negativo dei tempi recenti, ma anche guardare come in termini di crisi, in tempi di interregno gramsciano, sono anche tempi in cui invece si tendono a sviluppare anche potenzialità di resistenza. Nella scienza politica di cui mi occupo io, un modo per guardare ai tempi di intensificazione dei conflitti è attraverso le categorie di un studioso norvegese, Stein Rokkan, che parla di conflitti come determinati da varie contrapposizioni di interesse attorno a quattro tipi di prevalentemente di tensioni. La mia impressione è che oggi tutti questi vecchi conflitti che sembravano risolti nell'interregno gramsciano tendono a essere nuovamente riaperti. E infatti tanti dei conflitti, dei movimenti buoni, dei movimenti cattivi, ma anche dei movimenti a metà, sono conflitti che ci riportano a questa descrizione dei momenti in cui tanti dei conflitti sociali e delle loro conseguenze in termini anche di formazione di partiti politici, di gruppi di interesse e così via, si erano inizialmente costituiti. Nella grande narrazione delle scienze sociali, gli anni 70, gli anni 80 erano stati gli anni della istituzionalizzazione di questi conflitti, dei grandi compromessi in cui anche nel principale di questi conflitti, il conflitto di classe, si era trovata una via pacifica nelle interazioni. Quello che vediamo, soprattutto negli anni più recenti, è un riaprirsi di questi conflitti che sembravano pacificati. I gilets jaunes in Francia sono stati presentati e in parte hanno rappresentato anche quello che Stein Rokkan chiamava un conflitto tra città e campagna.
un ritorno delle tematiche relative alla periferia e agli specifici problemi che emergono. Conflitti che si sono riaperti sono i conflitti tra centro e periferia, in maniera drammatica in realtà come quella catalana, ma anche in maniera meno drammatica in Scozia, ma anche nel dibattito sull'europeizzazione, il tema del territorio e della sovranità nazionale o sovranità nazioni senza Stato è uno dei temi che si è riaperto, secondo me non a caso in questo momento di interregno gramsciano. Altri conflitti, soprattutto quelli che contrappongono valori progressisti e valori conservatori sui temi dei diritti civili, sui temi dei nuovi diritti o quelli che una volta venivano definiti come nuovi movimenti sociali, anche risuonano con il conflitto che Stein Rocken definiva come conflitto tra Stato e Chiesa. E non a caso questo è uno dei manifesti di quello che secondo me è una terza ondata di femminismo, e alcuni degli slogan che abbiamo visto e sentito, per esempio quando a Verona una forte ondata di resistenza al backlash si è sviluppata attorno all'incontro del congresso delle famiglie, del movimento antigender e così via, uno degli slogan era quello più froci meno croci, che secondo me riflette un po' anche questo tipo di visione di conflitti che sono generati anche da un ritorno di un conflitto tra diritti civili e visione conservativa molto spesso legata a una ripubblicizzazione della religione. E infine, secondo me, anche appunto non a caso i miei studenti sono ritornati a Marx e a Gramsci, ma c'è anche un ritorno a una ricerca all'interno di molti movimenti e di molti attori politici di una identificazione di ideologie, ideologie per un termine che a lungo è stato considerato come stigmatizzante e negativo, e invece c'è un ritorno alla ricerca di grandi narrazioni. Il termine socialista è ritornato di moda e discusso anche all'interno di realtà in cui era diventato soltanto un'etichetta. Forse qualcuno di voi ha seguito il dibattito in Germania quando Kevin Kühnert, che è il leader dell'associazione giovanile del Partito Socialdemocratico, ha detto che dobbiamo sviluppare e riflettere sul socialismo democratico, che ritorna al discorso sul socialismo nel New Labour, ritorna al discorso sul socialismo al momento nella preparazione delle primarie negli Stati Uniti. Quindi c'è, secondo me, non solo un ritorno di quello che di una definizione che sta in bocca e definita come la frattura di classe, capitalismo e lavoratori, ma anche una riflessione sulle grandi ideologie che erano state considerate come superate. Io vorrei vedere oggi brevemente accennare a quali trasformazioni sociali, politiche e culturali possono essere viste come alla base sia dei movimenti buoni che dei movimenti cattivi, che come quelli che Nadia definiva come in transizione da una parte all'altra, o possiamo dire anche molto spesso movimenti ibridi, molto eterogenei, come Gilles Jaune o come il movimento catalano, dove diverse visioni del conflitto tendono a intrecciarsi, ma anche ad aprire un dibattito sulle profonde trasformazioni. La mia impressione è che movimenti e contromovimenti, buoni e cattivi, populismo di destra e alternative di sinistra, tendono a interagire su questa situazione di interregno
che genera da un lato un evidenti segnali di insufficienza sia a destra che a sinistra delle ideologie e istituzioni esistenti, però dall'altro anche una ricerca non compiuta di una prospettiva alternativa. Il momento è lo stesso per i buoni e per i cattivi, però la risposta che viene data è una risposta profondamente diversa, come è successo del resto in altri momenti di grandi trasformazioni, di intensificazione del tempo, e non a caso oggi si riprendono termini del passato come grandi trasformazioni, grande regressione, grandi crisi e così via. E secondo me questo porta a interrogarsi su temi che sono molto gramsciani, cioè dal tema della struttura di classe, come questo ha un impatto sul tipo di mobilitazioni che non sono solo di classe, ma che si intrecciano anche con altre identità, con altre richieste e così via, anche però assunto anche questo gramsciano, che i conflitti non si esprimono automaticamente sulla base di interessi radicati all'interno della struttura sociale, ma conta molto anche la capacità di interpretare, costruire, definire attraverso un intervento di un intellettuale organico, di istituzioni, di partiti, di diversi tipi di attore, di che cosa consiste il conflitto. E secondo me quindi questo porta a interrogarsi su vari tipi di trasformazione. Una trasformazione prevalentemente all'interno del sistema della struttura sociale, del sistema economico, del sistema delle classi, una trasformazione all'interno del sistema politico che ha generato una crisi dei vecchi partiti sia a destra che a sinistra, e quindi anche lo spazio per soluzioni politiche alternative buone e cattive, e dal punto di vista culturale anche contemporaneamente un indebolimento delle vecchie identità e una ricerca di identità nuove che, come sempre avviene nei momenti di ricerca, è aperta a diversi tipi di indirizzo. Quindi il bisogno di un forte lavoro contro-egemonico nella definizione di questi interessi. Quindi vorrei adesso dire poche cose sia su cosa vuol dire tardo neoliberalismo, sia su cosa intendo come crisi di responsabilità, quale struttura culturale si presenta come la base di questa dinamica tra movimenti e contromovimenti che interagiscono sempre storicamente, ma che nei momenti di intensificazione del conflitto, di accelerazione del tempo, acquisiscono anche una maggiore capacità di agenzia, una maggiore capacità di intervenire rispetto a realtà costituite. Tardo neoliberismo, anche qui secondo me è interessante che nel riflettere nuovamente sulle dimensioni dell'analisi marxista si è tornato a riflettere su quale fase di capitalismo stiamo al momento affrontando. E nel guardare alle dimensioni di movimenti e contromovimenti, secondo me contano tre diverse temporalità del capitalismo attuale. Da un lato una temporalità molto macro che è stata analizzata in diversi momenti per definire quale specifica forma assumeva il rapporto tra Stato e mercato all'interno di economie capitalistiche, e il neoliberismo viene visto come una seconda grande trasformazione in cui il mercato ha avuto la meglio rispetto alla protezione sociale, per utilizzare le analisi di Karl Polanyi e di approcci di economia politica. Poi le dinamiche del momento sono anche determinate da alternanza tra crisi e crescita, e in questo senso io adopero tardo neoliberismo, come si parlava in passato del tardo capitalismo,
per indicare una specifica fase in cui il capitalismo, il neoliberismo non è più rampante, come era all'inizio degli anni 2000, ma è piuttosto un capitalismo neoliberista che è andato incontro a una crisi lunghissima. È una crisi da cui, come ha scritto Colin Crouch, uno sociologo dell'economia, stranamente non si è usciti con un'alternativa, con un New Deal rispetto al fallimento della prima grande trasformazione, ma piuttosto si è rimasti intrappolati. E infine, cioè, non giuridicamente, ma la congiuntura nazionale, dovevo scrivere, è una congiuntura nazionale diversa, cioè quello che vediamo come anche difficoltà nell'organizzare movimenti e le caratteristiche che assumono i contromovimenti sono legati al fatto che mentre la crisi economica è stata una e la stessa, però questa ha assunto dimensioni completamente diverse all'interno di diversi paesi, incluso all'interno dell'Unione Europea. Quindi quello che era stato letto a lungo come un trend di convergenza, dove diverse tipi di strutture economiche e sociali, in realtà rispetto alla crisi si sono sempre di più diversificate. Tutto questo si è intrecciato con una trasformazione politica profonda che è strettamente collegata al neoliberismo come riduzione delle capacità di intervento dello Stato ed è anche collegata alla crisi del neoliberismo, quindi al tardo neoliberismo, nel senso a un momento di capitalismo non più rampante, che quindi non produce più grandi speranze, ma anzi produce grandi delusioni. E come nella crisi di legittimità di cui parlavo negli anni 70 Jürgen Habermas, quando guardava il modo in cui strutture socio-economiche e strutture politiche interagiscono e come le trasformazioni economiche possono togliere legittimità anche al sistema politico, anche al momento quello che vediamo che produce il crollo dei partiti di centro, il crollo dei partiti che avevano costruito sistemi di partito tendenzialmente stabili, tendenzialmente bipolari e così via, è effetto, secondo me, della visibile riduzione delle competenze dello Stato. Privatizzazione, deregolamentazione e liberalizzazione hanno voluto dire lo Stato si è spogliato di capacità di garantire diritti e l'effetto è stato una incapacità dei rappresentanti di questo Stato, anche in termini di partiti politici dominanti, di presentarsi come capaci di affrontare questa crisi economica. Anzi, nella crisi economica il ruolo della politica si è sempre più ridotto. Se guardiamo per esempio a livello europeo, chi ha guadagnato il potere nella crisi economica sono le burocrazie finanziarie e la Banca Europea, mentre il Parlamento Europeo ha perso sempre di più capacità. Quindi c'è stato un spostamento delle competenze che dicono i sociologi politici e i sociologi economici non è un'automatica conseguenza dello sviluppo della globalizzazione, ma è stata una conseguenza della grande trasformazione, della decisione degli stati di delegare al mercato, della grande illusione della terza via anche a sinistra che faceva pensare che attraverso un'introduzione di meccanismi di mercato si potesse andare verso una competizione che doveva diventare win-win, ma che in realtà ha rafforzato le diseguaglianze. La visibile perdita di potere da parte della politica si è anche riflessa in una visibile perdita di potere da parte degli stati nazionali, non a vantaggio di una
democrazia cosmopolita, ma a vantaggio di un trasferimento dei poteri alle eurocrazie, soprattutto se guardiamo al caso europeo. E infine la situazione in cui secondo me sia i movimenti che i contromovimenti devono essere inquadrati è dal punto di vista culturale una situazione in cui le trasformazioni socio-economiche, le trasformazioni politiche portano a una crisi delle identità esistenti, portano a una situazione in cui ricostruire identità alternative è difficile. Roccan, parlando del movimento operaio, spiegava come l'identità è un prodotto importante dei conflitti, ma Bauman, parlando dei tempi presenti, dei tempi liquidi, parla della difficoltà di costruire identità forti in tempi invece di crescente insicurezza. Ed è una tematica che riemerge molto spesso nello spiegare come mai in tempi di crisi la ricerca di capi espiatori è un modo per assorbire la ricerca invece di la perdita di identità, l'incertezza che cresce. Quello che dice Bauman è la società contemporanea ha rinunciato alle sicurezze in nome della libertà, però queste libertà si sono dimostrate incapaci di produrre identità alternative. Questa è la struttura, è la situazione socio-economica, politica e culturale in estrema sintesi, come penso che si stia sviluppando al momento. Movimenti e contromovimenti come si collocano rispetto a queste trasformazioni? Ci sono quattro grandi interpretazioni che guardano cosa succede alla capacità di mobilitazione collettiva in situazioni in cui cresce la diseguaglianza, il conflitto sociale e quali tipi di movimenti ci troviamo di fronte. La mia impressione è che nessuna di queste interpretazioni sia vera sempre ovunque, ma che intrecciandole possono servire a capire le caratteristiche dei conflitti e dei movimenti buoni e cattivi. Da un lato si pensa che quando c'è più privazione si formano automaticamente dei movimenti. Questa in generale è una interpretazione che anche ha una dimensione marxista nella definizione del conflitto, per esempio il conflitto sul lavoro come determinato dalle contraddizioni stesse del capitalismo, ma che non spiega le dimensioni politiche e di costruzione delle identità. Anche nell'interpretazione dei movimenti sociali una situazione di forte ineguaglianza viene vista infatti come una situazione in cui le risorse che sono necessarie per mobilitare il conflitto si indeboliscono, tipicamente i sindacati si indeboliscono, le associazioni di volontariato si indeboliscono, risorse che una volta erano state istituzionalizzate in una sorta di società fordista, stato del welfare, si sono a poco perdute. Si è perduta la risorsa economica, ma si perdono anche sempre di più le risorse di riconoscimento, o almeno sono risorse che devono essere ricostruite. Una delle dinamiche che vediamo in atto è una dinamica, per esempio, non solo di riduzione del riconoscimento dei sindacati, che è stata fortissima durante la crisi economica ed è stata guidata anche dall'alto, dalle evoluzioni all'interno dell'Unione Europea con la scelta delle politiche di austerità, ma che è una trasformazione che avviene anche per esempio per quelle che una volta erano considerate come associazioni di volontariato, associazioni non governative, associazioni di solidarietà con finalità positiva e riconosciuta, e che adesso invece vivono non solo una forte riduzione delle risorse di influenza e di sopravvivenza una volta esistenti, ma anche una criminalizzazione accentuata anche sulle organizzazioni che una volta erano considerate come
assolutamente legittime, Medici Senza Frontiere, nelle dinamiche della criminalizzazione dei search and rescue nel Mar Mediterraneo, criminalizzazione continua anche delle associazioni di volontariato che intervengono nelle situazioni di conflitto. Quindi questo tipo di risorse sicuramente sono risorse che c'erano, che sono state intaccate, che sono da ricostruire su basi differenti. Carlo Polani, che avevo menzionato prima, parlando di questa prima grande trasformazione, cioè della prima spinta liberista prima del New Deal, ha parlato della evoluzione in questi momenti di contromovimenti che hanno spesso una caratteristica di difesa di diritti del passato. E questi li abbiamo visti agire molto, cioè i sindacati sono stati per esempio molto indeboliti, però sono stati anche attori importanti all'interno della resistenza a questi processi di sviluppo delle diseguaglianze sociali e così via. I contromovimenti di Polani però sono contromovimenti appunto non regressivi, ma sicuramente difensivi, quindi sicuramente movimenti che guardano al passato. Quello che credo che invece vediamo anche adesso, ed è un po' una resistenza allo sviluppo dei nostri gramsciani, sono anche movimenti antisistemici, ma pragmatici allo stesso tempo, cioè movimenti che cercano di produrre delle alternative. E quello che abbiamo visto dal 2011 ad oggi è anche lo sviluppo di alternativa sinistra, cioè c'è una forte spinta verso il populismo di destra, però non è una spinta che non trova momenti di resistenza anche creativi, anzi a sinistra non solo riemerge il dibattito sul socialismo all'interno di partiti di centro-sinistra che si erano sempre di più dimenticati delle loro radici, ma emergono anche partiti nuovi, emergono partiti che cercano di ricostruire un discorso di sinistra tenendo conto delle trasformazioni esistenti. Sono partiti che certamente non rappresentano un'alternativa sempre vincente, però presentano progetti alternativi, quindi secondo me non sono solo movimenti che guardano al passato, ma sono anche movimenti che cercano di inventare soluzioni diverse. In Italia c'è stato un grande movimento di questo genere ed è stato il grande movimento che ha portato al referendum contro la privatizzazione dell'acqua. E questo lo vedo come un movimento non solo di difesa, perché è stato invece un movimento che ha riflettuto a lungo sulla necessità di trovare delle soluzioni alternative sia ai guasti della tradizionale gestione top-down di uno stato del welfare spesso autoritario, ma anche alla privatizzazione, che non è una soluzione rispetto a questo. Tutto il dibattito sui beni comuni, secondo me, è un dibattito che testimonia anche di una capacità di innovazione di questi contromovimenti. E in Sud Europa, sfortunatamente non in Italia, ma negli altri paesi del Sud Europa, sicuramente dal Portogallo alla Spagna alla Grecia, c'è molto dinamismo nella ricerca di queste alternative possibili. Quindi cosa abbiamo di fronte adesso come movimenti di oggi? Buoni, se guardiamo ai movimenti progressisti. In sintesi, utilizzando sempre uno schema proposto da Steinbrück, vediamo delle potenziali trasformazioni nei movimenti progressisti sia in termini di definizione della base sociale che in termini della definizione dell'identità stessa che in termini di definizione della struttura organizzativa. I vecchi movimenti
tradizionali che hanno dato vita alla stessa nozione di movimento sociale sono i movimenti che si sono creati soprattutto attorno ai conflitti di classe. Base sociale, proletariato industriale, identità, identità di classe, struttura organizzativa, la struttura tipica del movimento operaio che costruiva delle organizzazioni unitarie, che avevano una forte capacità di centralizzazione. Molto spesso si è detto che queste caratteristiche della vecchia società industriale sono state sfidate dai nuovi movimenti, dalle donne, dai movimenti ambientalisti, che hanno portato nuove classi sociali. Molto spesso si è parlato di frazioni specifiche, dei ceti medi progressivi, identità più concentrate su singoli conflitti e semmai alleanze tra queste diverse identità progressiste e una struttura più reticolare. Questa era l'immagine dei movimenti buoni degli anni 80-90. E i movimenti di oggi sono movimenti secondo me ancora diversi, perché da un lato riportano dal punto di vista del conflitto una forte attenzione alla dimensione sociale, che nella definizione dei nuovi movimenti sociali non era stata abbandonata, ma sicuramente aveva perso di centralità. Però il soggetto principale certamente non è il proletariato industriale, che continua ad avere una sua capacità e la sua funzione, nel caso in Italia nella CGIL il segretario generale attuale viene dalla componente più proletariato industriale che ci fosse, dei metalmeccanici, e sicuramente rappresenta anche un momento di riflessione all'interno dei sindacati sugli errori della appoggio a una narrativa di conflitto, di vittoria attraverso un aumento della competizione, della competitività del singolo paese. Quello che abbiamo trovato nelle nostre ricerche sui movimenti sociali è che sicuramente le tante proteste che ci sono state in Europa, ma anche in Italia in questi anni, sono proteste che hanno visto insieme diverse componenti di precariato. Non solo il precariato propriamente detto, che si mobilita e che ha il vantaggio anche di individuare nuove forme di sfruttamento e nuove forme di possibile resistenza. I riders, per esempio, sono stati esempi di ricerca di forme alternative di organizzazione dei lavoratori, ma anche una mobilitazione di quelle componenti che una volta erano definite come appartenenti alla società dei due terzi, garantita, integrata, e che invece a poco hanno perduto le sicurezze, le certezze, e dal pubblico impiego che è stato penalizzato fortemente in vari modi dal tardo neoliberismo, ai pensionati che hanno visto ridursi la qualità della vita, sia per i tagli nelle pensioni che per i tagli nel welfare state, e diverse componenti che in modo diverso nei diversi paesi hanno costruito delle alleanze, qualche volta con una capacità di fare convergere le loro proteste, qualche volta con le tensioni interne che negli studi da Gramsci a neomarxisti sono infatti analizzate come particolarmente importanti da affrontare per capire le forme che il conflitto crea. Le identità collettive sono, secondo me, da definire. C'è, so che Chantal Mouffe ha dato una delle lezioni Gramsciane anni fa, e Laclau e Mouffe propongono una visione per i tempi di oggi di momento populista,
dove l'elemento che sottolineano è una ripoliticizzazione delle identità, ma anche un momento in cui il popolo, come empty signifiers, come quindi è termine vuoto, deve essere riempito di significato. E infatti nei movimenti buoni, almeno nei movimenti che si sono mobilitati negli anni recenti per cercare alternative inclusive, la parola popolo è ritornata a essere utilizzata in maniera molto diversa rispetto però alla definizione esclusiva del populismo di destra. Ma c'è un bisogno di ricostruire cosa vuol dire essere cittadini, cosa vuol dire essere popolo, attorno a quale identità collettiva si possono costruire questi conflitti, quindi come esercitare controegemonia in questi momenti. Dal punto di vista dell'organizzazione, quello che si è visto è anche una ricerca di formule nuove, per esempio i movimenti dell'inizio degli anni 2010, soprattutto l'indignato con il movimento Occupy, sono stati definiti come movimenti delle piazze, non più proteste fatte attraverso i cortei solamente, ma anche proteste che cercano di costruire spazi alternativi. E da questo punto di vista anche Nadia citava uno dei libri che abbiamo scritto di recente sui referendums from below. Quello che si è visto è stata anche una riappropriazione da parte di movimenti che sono cresciuti anche in termini di sostegno numerico e di capacità contro egemoniche, di appropriarsi anche di canali esistenti. Un altro libro che abbiamo scritto insieme ad altri colleghi a Firenze guarda ai partiti di movimenti. Questa è un'altra caratteristica che riemerge in questo periodo, una ricerca di nuovi modelli di partito che permettono maggiori rapporti con la società. Terzo elemento da questo punto di vista, un costituzionalismo dal basso, che si è visto svilupparsi per esempio in esperimenti in Islanda o in Irlanda e che ha riportato anche di un tentativo di combinare le caratteristiche assembleari della democrazia con caratteristiche deliberative di costruzione di identità attraverso il dibattito. Voglio saltare un paio di queste slides, ci ritorno sull'identità del precariato, sulla capacità anche di sviluppo di ipotesi radicali di trasformazione e passare invece al contromovimento, dove dal punto di vista empirico abbiamo ancora non così tante informazioni come le abbiamo sui movimenti buoni, però possiamo secondo me già riflettere su alcuni bisogni di correggere immagini diffuse che secondo me non riflettono la realtà di questi contromovimenti. E anche qui lo vorrei fare seguendo questo schema della base sociale, le identità collettive e la struttura organizzativa che viene costruita. Quindi passando dai movimenti progressisti ai movimenti regressivi, dai movimenti di sinistra ai movimenti di destra, perché poi ancora queste categorie servono, quali sono i miti da se non sfatare, almeno sfidare attraverso la ricerca di dati empirici anche su questo tipo di fenomeni. Un termine che viene utilizzato spesso rispetto al populismo di destra, allo sviluppo del populismo di destra, è quello del backlash, cioè è l'idea che alcuni movimenti di sinistra hanno avuto troppo successo e questo porta adesso a una rimobilitazione attorno ai valori più tradizionali. È una interpretazione che molto spesso ha portato a sottolineare la dimensione culturale del PIL. Si è detto non contano più
nel populismo di destra il clivaggio di classe, anzi i lavoratori tendono a sposare un conservativismo di valori che è legato anche alla minore istruzione e così via. E il, secondo me, il mito che vuole la classe operaia responsabile per tutte le nefandezze attuali dal Brexit a Trump. Secondo me c'è molto di mito in queste interpretazioni, infatti molti dati, pur se ogni tipo di fenomeno vede una convergenza di diverse tendenze all'interno delle varie classi sociali, però se guardiamo a fenomeni di populismo di destra, molto spesso quelli che si costituiscono la base sociale di questi partiti non sono i blue collar, non è la base operaia, neanche quella bianca, o almeno non solo e non in maniera dominante, ma sono anche gli interessi dei ceti, che una volta si definivano come ceti dominanti. Cioè, nel populismo di destra c'è da un lato una mobilitazione del voto della piccola borghesia, che era sempre stata definita infatti come una classe estremamente fluida, conservatrice, ma cioè, pericolosa, diciamo, ma a cui guardare. Il voto operaio viene visto in molti studi come un voto che si è soprattutto demobilizzato, cioè non è andato tanto a destra, ma è andato molto spesso nell'astensionismo per la percepita mancanza di un'alternativa possibile. E soprattutto il populismo di destra, sto cercando di fare una specie di economia politica del populismo di destra, viene finanziato da interessi delle classi alte, dagli interessi della grande borghesia. Trump è un prodotto di questo, quindi la dinamica di classe nel backlash, secondo me, è anche una dinamica importante e deve portare un'analisi attenta anche di come diversi tipi di interessi di classe stanno convergendo. Molto spesso sono classi dominanti in termini di appartenenza etnica, però molto spesso sono anche classi dominanti o privilegiate, o fino a questo punto privilegiate dal punto di vista socio-economico. E lì c'è un conflitto di interessi, quindi l'idea che il backlash e soprattutto l'emotività che viene attivata e che porta a una falsa coscienza è un'interpretazione secondo me parziale, perché molto spesso in queste mobilitazioni c'è invece una forte dimensione di interesse specifico. Non c'è un eccesso di progresso, io credo, per il backlash non è responsabile né il 68, come dice Wojtyla, né il movimento delle donne, né il movimento sui temi di libertà sessuale, ma piuttosto è gli studi, per esempio su questo movimento anti-gender che si è mobilitato a Verona, sono gli studi che dicono i fondi, la legittimazione, i canali di accesso per questo movimento vengono dalla Chiesa Cattolica, non da tutta la Chiesa Cattolica, ma vengono molto anche dal Vaticano. Cioè sono precisi interessi e non sono emozioni che si mobilitano, ma sono anche tipi di mobilitazioni che passano attraverso una concentrazione di risorse, strategie precise che nel movimento antigender si sono sviluppate a partire dall'inizio degli anni 2010. C'è un'altra definizione del populismo, che è una definizione più retorica, che dice che il populismo è una thin ideology, è un po' un modo di presentare il conflitto come il basso contro l'alto.
E quindi da questo punto di vista ha portato spesso a costruire paralleli su nuove forme di partiti politici sia a destra che a sinistra. Io resisto un po' a questo tipo di definizione del populismo perché credo che se lo vogliamo tenere come concetto utile è un concetto che definisce una forma di interazione che troviamo a destra molto ma poco a sinistra. Infatti è dal punto di vista della creazione dell'identità il populismo è una strategia che costruisce un popolo puro contro un'elite corrotta senza classi. Quindi quando certe volte si considera Syriza o Podemos come espressione di un populismo di sinistra, secondo me l'accostamento è poco utile perché in realtà Syriza o Podemos cercano di costruire discorsi alternativi però a partire da un riconoscimento di un conflitto di classe, non di una contrapposizione. E poi l'elemento fondamentale, secondo me, di mistificazione su cosa sta succedendo nei contromovimenti di destra è il fatto che il populismo di destra, e io direi che il populismo è di destra, e presenta una visione dal punto di vista organizzativo del rapporto tra il leader e la base che è completamente diverso rispetto invece ai tentativi, anche se qualche volta di difficile realizzazione, che i movimenti buoni di cui parlavo prima stanno facendo per cercare invece di trovare delle soluzioni partecipative. E anche la proposta quindi è di definizione di identità esclusive e di strutture organizzative che per quanto qualche volta imitino o scimmiottino il linguaggio della sinistra, come è sempre successo a destra dagli anni 70 ma anche prima, in realtà la proposta che viene fatta è molto diversa. Ci sono appunto questi studi sul movimento antigender che fanno vedere come la struttura organizzativa di organizzazioni che si presentano come organizzazioni di popolo e orizzontali in realtà è estremamente verticale e strutturata attorno a idee che non appartengono all'identità invece degli altri movimenti. Quindi secondo me guardando a movimenti buoni e movimenti cattivi si vede che c'è una diversa base sociale, borghesia, piccola borghesia da una parte, e più questa definizione ampia di proletariato dall'altra, un'identità, definizione di identità molto diversa, molto esclusiva nel populismo di destra, molto basata sull'etnos, e dall'altra parte invece un'identità più inclusiva nel movimento più progressista a sinistra. Una visione della democrazia come plebiscitaria a destra e come invece tentativo di sviluppare una democrazia più diretta a sinistra. Qui sto parlando appunto di tentativi, non di realizzazioni, perché negli studi che abbiamo fatto su Podemos, su Syriza e su altri partiti di movimento o sullo sviluppo di referendum dal basso o sul costituzionalismo crowdsource, come è stato definito, sicuramente è emersa anche la difficoltà di realizzare una democrazia diretta, democratica, partecipativa e deliberativa. Però il modello è profondamente diverso e confondere Pegida come tipo di struttura con i movimenti antirazzisti secondo me non chiarisce il momento in cui siamo. Quindi in che momento siamo? Per concludere, tornando a Gramsci, passando da Mouffe che a Gramsci si riferisce. Siamo in un momento di crisi, di una egemonia liberista e neoliberista. Siamo in un momento in cui c'è un tentativo di costruire delle identità collettive alternative. Chantal Mouffe ha definito il populismo di sinistra, non concordo sulla definizione, però
contenuto sì come un momento di ripoliticizzazione dopo la grande depoliticizzazione del liberismo, ed è un momento in cui si devono ridefinire questi confini politici. Ho iniziato e concludo con Gramsci. Secondo me è anche un momento in cui è necessario riflettere molto sull'importanza non solo dell'interesse di classe, ma anche dell'elaborazione delle potenziali fratture all'interno delle classi stesse. E in particolare sui temi dell'immigrazione, che sono diventati così centrali, Gramsci delle note sul problema meridionale, secondo me, ritorna molto di attualità. Ritorna di attualità per me come siciliana, Gramsci come sardo, riferendosi ai conflitti all'interno degli stati, ma ritorna molto di attualità anche in un momento in cui l'immigrazione da fuori viene spesso definita in maniera molto parallela a quelle che venivano utilizzate per definire la migrazione interna. Quindi finisco con questa frase di Gramsci: è noto quale ideologia sia stata diffusa in forma capillare dai propagandisti della borghesia fra le masse nel settentrione. Il mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi progressi allo sviluppo civile dell'Italia. I meridionali sono biologicamente degli esseri inferiori, dei semi barbari o dei barbari semplici per destino naturale. Se il mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico di qualsiasi altra causa storica, ma della natura che ha fatto i meridionali poltroni incapaci, criminali e barbari. Se guardiamo al dibattito sulle ragioni della crisi economica, ancora viene riproposta quest'idea che la crisi deriva dal fatto che i greci, gli italiani, gli spagnoli, i portoghesi o i migranti sono poltroni incapaci, criminali e barbari. E secondo me una riflessione su questi temi è anche una riflessione importante in un momento in cui dalla frammentazione della struttura sociale si cerca di ricostruire invece delle identità inclusive. Grazie. Io vorrei fare, prima che cominciamo, apriamo questa discussione, senza riassumere quello che ti ho detto, perché l'hai detto abbastanza chiaramente, non ha bisogno di altre sintesi, io vorrei porre delle questioni invece, così si comincia a discutere. La prima questione relativa alla tua, c'è uno slide che hai mostrato in cui facevi vedere la distinzione tra movimenti contemporanei e passati, quelli di oggi e del passato. C'è un elemento che emerge, ecco quello precedente, sì, forse precedente, ecco quello là, movimenti oggi. Dunque, in tutti e tre i casi, cioè la precariato, i cittadini e la partecipazione diretta, c'è un elemento comune che è quello della disorganizzazione, quello della, oggi si dice disintermediazione, non mi piace tanto perché vabbè, insomma, diciamo disorganizzazione, cioè l'idea che l'organizzazione o perché per ragioni di precariato è meno possibile, poiché i precari vivono comunque, non hanno un luogo definito e quindi non c'è lo spazio che li possa riunire e quindi anche la facilità di raccoglierli, il cittadino che è un'entità anche questa diffusa. Pensa ai 5 Stelle che usano la parola gente, un diffusismo diciamo orizzontale, e la partecipazione indiretta anche questa non vuole organizzazione. Cioè la caratteristica comune di tutti questi elementi è il rifiuto per ragioni necessarie legate alla loro struttura sociale ed economica e per ragioni di scelta, qualche volta veramente scelta la rifiuta. Organizzazione che è una forma appunto di introduzione di forme vitali e quindi di forme discriminatorie.
c'è questo elemento di non organizzazione, mentre nell'altra parte i nuovi vecchi movimenti era tutto organizzato, tutto identitario, verticale, anche reticolare in forma organizzativa. Quindi è una caratteristica deorganizzatrice, deorganizzante. Allora il primo problema che emerge è questo. Robert Michels, il padre fondatore di tutto il contrario di tutto, cioè contro i partiti ma anche esaltazione dei partiti, bisogna vedere dove lo si prende, come lo si legge, diceva due cose. Una, che viene sempre usata in maniera abbastanza banale, cioè la legge dell'oligarchia, la legge di ferro dell'oligarchia. Questa è banale, l'organizzazione produce una gerarchia, però dice un'altra cosa, che è il paradosso nel quale viviamo sempre, in tutte le democrazie vivono. Da un lato, che le masse dei cittadini, quell'orizzontalità disorganizzata, non ha molti mezzi di difesa contro i pochi, che sono sempre organizzati per interesse, per uguaglianza di educazione, di formazione, di scelte dei luoghi di vacanza, da tutta la stessa parte, di dove vivono, cosa si... C'è un'organizzazione vera. Come fanno i molti disorganizzati a milioni a resistere a questa forza organizzandosi? Quindi l'organizzazione è uno strumento dei molti contro i pochi. Però ovviamente facendo questo aprono la finestra affinché i pochi entrino oppure si formino dall'interno e quindi li usino i molti per i loro interessi. Ma questo problema rimane. Cioè non lo possiamo eliminare, non lo possiamo risolvere e non deve nemmeno essere risolto, perché in questa lotta permanente tra questi molti e questi pochi di organizzazione, eccetera, è la base, è il sale della democrazia, non ci vedo niente di scandaloso. Anzi, è lo strumento, è il mezzo per inserire nuove forme di intervento conflittuale. Quindi il problema dell'ultimo movimento, il movimento di oggi, è che rifiuta proprio questo. E che rifiuta proprio questa organizzazione che nella sua criticità o problematicità tuttavia consente di vederlo questo nemico vero. Cioè, nella Repubblica Romana i senatori stavano in un luogo definito, visibile, il Senato era l'unica realtà visibile, il popolo era nella... forum, che era un'apertura, non poteva essere indicato, mentre il luogo di pochi poteva essere indicato. Ora noi abbiamo questo luogo di pochi che non è più indicato perché sono dovunque e i molti non sono più definibili e organizzabili. Questo mi sembra un primo importante elemento dei movimenti oggi. La seconda cosa, poi mi taccio, insomma, possiamo un po' discutere, è la seguente. Quando tu parli del populismo di sinistra, diciamo l'ultima slide, quello sui populismi, ecco, eccola qua, quello di sinistra, ritorniamo di nuovo, precariato cittadino diretta, io dubito che si possa fare anche volendo un populismo indiretta, perché il populismo non è mai una forma diretta, è una forma di rappresentazione o di rappresentanza del popolo, sia questo precario che questo cittadino. Quindi come sta insieme un populismo che non ha, diciamo, una rappresentanza di leadership? Lo stesso Podemos, benissimo. Perché anche Podemos benissimo, si è diventato, ad un certo punto è stato plebiscitario con il leader, poi adesso sta cambiando, sta diventando partito. Quindi questo mi dà, cioè il problema di attribuire il populismo a sinistra è proprio questo, che ha difficoltà ad essere interpretato secondo gli schemi tradizionali che i movimenti populisti devono per forza costruire, perché sono vari e per unire il vario deve avere un leader. La faccia del leader, come dice la Clau, non c'è un populismo senza una faccia di un leader. Tutti i movimenti populisti prendono il nome del leader, si chiamano peronismo, si chiamano chavismo, urbanismo, berlusconismo, prendono il nome, perché non ci sono come movimenti, sono costruiti. Vabbè, comunque io mi fermo qui e due battute su questo, perché naturalmente i punti interrogativi li ho messo anche perché su alcune cose secondo me ancora siamo all'inizio della ricerca. Però due cose: rifiuto dell'organizzazione sì e no, perché questi movimenti io li ho trovati spesso studiandoli allo stesso tempo
radicali ma anche pragmatici, cioè prendi la nomina di meno, la nuova ondata del femminismo, ha costruito un'organizzazione nazionale che in Italia il femminismo della seconda ondata non aveva costruito. È un'organizzazione molto diversa nella struttura rispetto alle organizzazioni della prima colonna del movimento operaio, però è anche quasi direi più strutturata rispetto al momento dei nuovi movimenti sociali che erano più locali, dispersi e così via. Altro esempio, Fridays for Future, che rappresenta l'ingresso e anche abbastanza politicizzato di una generazione molto giovane. Ha strutture di comunicazione e quindi anche di organizzazioni diverse rispetto a quelle del passato, fluide e così via, però se guardiamo solo alla dimensione dell'uso dei nuovi social media, Greta eccetera, non ci accorgiamo che ci sono anche delle forti strutture organizzative. E Podemos, Syriza o altri partiti politici, eccetera, testimoniano anche del fatto che una ricerca di costruire l'organizzazione c'è, con difficoltà perché i gusti culturali e organizzativi cambiano da generazione a generazione. Quindi un'altra ricerca che stiamo facendo è sulla partecipazione dei giovanissimi e dei giovani, e sicuramente i modelli di organizzazione come li immaginiamo noi, anche guardando alla nostra gioventù negli anni 70, non agli anni 20 del Novecento, sono modelli che non funzionerebbero. Però secondo me c'è una consapevolezza che bisogna attrezzarsi anche per i momenti in cui la mobilitazione si riduce, e quindi anche l'uso di termini come resilience attrezzarsi per il lungo periodo sono secondo me considerati come importanti. Facevo delle interviste anche nella primavera araba, e quello che dice un attivista secondo me vale come presa di consapevolezza anche per altri: è pensavamo che la rivoluzione fosse un momento, ci siamo resi conto che è un processo, e quindi che nel processo devi prepararti anche nel lungo periodo. Quindi condivido con te il fatto che c'è una difficoltà a trovare formule organizzative nuove e adatte, però secondo me c'è una consapevolezza che bisogna cercarle. E sul populismo sono d'accordo, io appunto volevo dire che questo, infatti, movimenti progressivi a sinistra, io non li definirei come populisti, perché mentre sì, il chavismo può avere una dimensione di sinistra e di populismo, però è molto diverso. Cioè, quando si dice per esempio il populismo di Trump e di Sanders, secondo me è controproducente affiancarli. Va bene, domande. Adesso per dopo il medicine forno, adesso non risponde. Esatto. Ecco, sì, sì. No, se non si sente. Che facciamo se ce l'ha? Mi riagganciamo al primo punto di commento alla presentazione. Soprattutto quando parliamo di precariato e guardiamo i nuovi movimenti, il centro, diciamo, è la dimensione del digitale. Secondo me la risposta al primo punto è organizzazione, organizzazione, organizzazione. Cioè, quando soprattutto vediamo, come prima sono stati citati i riders, quando vediamo questa piattaforma digitale come possibilità di... Io la vedo ancora difficoltosa come strada, però potrebbe essere una strada, quindi sicuramente... la difficoltà di organizzazione è un punto in comune, e più in generale di tutte le cose che sono state dette, che ne sono state dette tante, a partire ad esempio dalla classe, una delle prime slide che diceva quale classe sociale, cioè quella frattura basata sulla classe sociale. La mia domanda è: quale classe sociale?
perché oggi definire le classi sociali con gli strumenti che sono andati bene per 40-50 anni effettivamente già questo richiederebbe una valutazione. Comunque, tornando alla dimensione digitale, secondo me non è la strada, però sicuramente i nuovi movimenti hanno bisogno di nuove forme di organizzazione e la digitale non necessariamente lo è. Perché? Perché ad esempio i due movimenti che poi sono quelli più, adesso abbiamo diciamo, delle cronache quotidiane, cioè Fridays for Futures e quelli di Non Una di Meno, in realtà quelli addirittura possono essere transnazionali più che però effettivamente non hanno una caratteristica organizzativa ben precisa. Quindi più che altro è una domanda come la dimensione digitale può aiutare o può impedire certi tipi di, ad esempio, formazione dell'identità. È una domanda importante perché credo infatti che ci sia dal punto di vista dell'organizzazione una ricerca di formule che non possono fare almeno dei social media e così via, perché fanno parte appunto il digitale, tu citavi i riders, i riders hanno il digitale dell'organizzazione del loro lavoro e abbiamo anche iniziato a fare ricerche su come si organizzano i riders, che poi sono riusciti ad organizzarsi e in alcuni casi anche a ottenere vittorie, e sicuramente i nuovi media sono utili come strumento di contatto. Però quello che abbiamo visto e quello che si vedeva anche in altri movimenti del passato è che la comunicazione nei movimenti è complessa e non può prescindere anche dalla comunicazione diretta face to face. Infatti che molto spesso mentre i nuovi media sono utili per alcuni tipi di funzioni come organizzare una manifestazione, logistiche direi quasi, però resta l'importanza dell'incontro, che infatti ci sono luoghi di incontro che sono importanti per la costruzione anche della dimensione emotiva che è indispensabile nella costruzione delle identità collettive. Su questo anche in altri movimenti sono spesso gli attivisti stessi a dire la rivoluzione non si twitta o non siamo una Facebook revolution, perché anzi sull'esempio delle primavere arabe, quello che ha portato alla mobilitazione del gennaio del 2011 in Egitto è stato esattamente il tentativo di non delegare tutto alla piattaforma Facebook, ma andare nei quartieri popolari. Quindi gli attivisti hanno organizzato il 25 di gennaio proprio riflettendo sul fatto che i likes non si trasformano in partecipazione, perché per avere la partecipazione bisognava convergere sul centro del Cairo andando a mobilitare nelle periferie fisicamente. Quindi questo sicuramente c'è. Cioè direi da un lato il digitale è anche indispensabile per organizzare le manifestazioni. La debolezza del digitale è nel fatto che permette una esplosione molto rapida delle manifestazioni basate su una capacità individuale, e soprattutto il web 2.0 riduce il bisogno di organizzazione e quindi riduce la capacità di resilience, di sopravvivenza nei momenti di declino della mobilitazione. Questa è un po' la sfida. Però secondo me è una sfida che i movimenti tendono ad affrontare consapevoli del fatto che non si sfugge alla rete, cioè che hai bisogno anche di mobilitare in maniera critica, in diversi modi. Su quale classe sociale? Io penso che da un certo punto di vista si può fare un parallelo, come lo fanno anche per riflessioni recenti all'interno del marxismo,
tra accumulazione primitiva, costruzione dell'identità di classe nella fase originale del capitalismo e nel momento attuale. Cioè, i lavoratori sono sempre stati tendenzialmente frammentati, il fordismo con la grande industria arriva dopo. Se guardiamo il lavoro di storici come P. Thompson, P. Thompson c'ha questa definizione: la classe operaia si è fatta almeno altrettanto di quanto è stata fatta, indicano appunto il fatto che l'identità viene costruita a partire da situazioni che erano molto differenti anche all'inizio, per esempio, dello sviluppo del movimento operaio. Quindi, quale classe sociale, secondo me, è la classe operaia in formazione, è il momento populista di Laclau, è la definizione che viene data, che si costruisce, e questo è il momento di interregno, tornando alla definizione iniziale. Quindi, qual è la classe? Non ci sono ancora le parole per dirla. Nella ricerche che abbiamo fatto, anche quello che abbiamo visto, è che ci sono varie alleanze. Uno degli slogan che è emerso in Francia non con i Gilets Jaunes, ma con il movimento precedente dei Media Blu, era convergenza di lotte. Convergenza di lotte porta al tentativo di definirsi e di costruire identità, però queste ancora sono identità molto fluide. Infatti le parole per dirle molto spesso non sono le parole forti come la classe operaia, ma sono le parole più meno ancora piene di contenuto, come quelle di Gilles Jaune o altri tipi di definizione. Però ecco che la sfida sia sempre nel costruire dalla frammentazione, questo penso che valga per il passato come vale per il presente. Sì? Temo di inserire una nota pessimistica, negativa, però può partire dal dibattito, no? Rispetto al tramonto, al tardo neoliberismo, sinceramente qualche dubbio, cioè nel senso che il riemergere delle spaccature che Rockan, ma tantissimi decenni fa, perché questo è un libro che ho studiato all'università negli anni 90, il riemergere di queste spaccature potrebbero far pensare a che cosa? Al fatto che il neoliberismo, il regime neoliberista, sia al capolinea. Mi permetto, diciamo, di dubitare, pensando che il regime neoliberista funziona come disordine. Non è un principio d'ordine che è in crisi, ma è un principio di disordine, e prova ne è che ha dato al suolo tutte le istituzioni sociali, politiche, no? Cioè ha funzionato così. E funzionando così ha costruito una soggettività bella forte, totalizzante, all'insegna dell'utile. La soggettività, la folla solitaria, diciamo, che si rivolta, se si vanno a guardare le piattaforme, quello che, diciamo, che rivendica, ma io faccio fatica, diciamo, a individuare dei germi di sinistra. Cioè si tratta di un populismo marcatamente di destra, ma non potrebbe essere altrimenti. Le identità collettive come si sono formate in questi anni? Si sono formate all'insegna dell'individualismo e dell'utile, dell'interesse. Questa soggettività ha in qualche modo assorbito tutte le altre soggettività, per cui c'è da fare, secondo me, un grosso lavoro, e la prova provata di quello che sto dicendo è che quelle parole pronunciate da Gramsci, che sono state, diciamo, profetiche quasi, adesso sono in bocca come slogan a tutti questi movimenti populisti. Cioè nel senso che Gramsci quelle parole in qualche modo erano stigmatizzate da Gramsci,
Invece noi adesso le troviamo tranquillamente pronunciate in tutte le piazze, non solo italiane, e questo, diciamo, attesta che cosa? Attesta il fatto che la soggettività forgiata dal neoliberismo, ripeto, che usa come meccanismo di funzionamento non l'ordine ma il disordine, è una soggettività bella forte che si alimenta e che quindi in questo momento sta dispiegando solo l'altra faccia. L'altra faccia. Per cui sono pessimista al massimo, cioè nel senso che non escludo nulla. Mingolo l'ottimismo della volontà. Non escludo nulla, cioè nel senso che noi possiamo anche pensare che siamo finalmente al declino, al tramonto. Allora, quando si dà spazio, come diceva lei, all'economia, no? E siccome al di là di quello che pensavano i fisiocratici, la prima economia politica, l'economia, il mercato, è disordine, non è ordine. E allora se non si organizza, se non si disciplina, se non si limita, questi sono i risultati. Per cui, così come diciamo negli anni 30, io penso che secondo me sarebbe opportuno andarsi a guardare quello che è successo negli anni 30. Cioè, siamo molto prossimi a quel punto di rottura anche del sistema, perché adesso gli stati, la democrazia, ne possiamo parlare, però diciamo c'è uno svuotamento, anche il Parlamento, c'è qualcuno in sala che può pensare che il Parlamento sia centrale in questo momento? O invece veniamo governati, diciamo, da strutture, istituzioni che non hanno niente a che vedere con la volontà popolare. Vabbè, mi fermo qui, se no? Allora, io mi ispiravo più all'ottimismo della volontà che all'ottimismo della ragione. Sull'ottimismo della ragione volevo essere un po' più positivista. Mi attribuivo ottimismo della ragione anche, e io dicevo sull'ottimismo anche della ragione o pessimismo della ragione vorrei essere più possibilista, nel senso che nell'interregno la mia impressione è che c'è possibilità di resistere e che non dobbiamo sottovalutare questi segnali, perché sono momenti in cui le trasformazioni possono avvenire in maniera anche molto rapida e anche momenti, non avevo presentato la slide, ma anche momenti in cui tanto più disordine c'è, tanto meno strutturati sono i comportamenti, tanto più importante è quella che nelle scienze sociali si definisce la agency, l'agenzia, e la contingenza, cioè rispetto alle strutture del capitalismo fordista il disordine è molto più accentuato, ma questo porta anche a possibilità di trasformazioni rapide e appunto più influenza anche delle contingenze. E da questo punto di vista io credo che c'è stato una trasformazione un po' troppo rapida tra l'ottimismo del 2011 e il pessimismo del 2003, cioè il Brexit e Trump nello stesso anno hanno portato a dire tutto è perduto, o almeno siamo nel backlash. Secondo me bisogna guardare anche gli esempi positivi, io non intendo con tardo capitalismo il fatto oramai mangiamo il popcorn e tanto il capitalismo finisce da solo, piuttosto il fatto che è un momento anche di crisi, non è più il neoliberismo rampante dell'inizio degli anni 2000 quando si diceva la competizione di mercato ci porta a stare meglio tutti, questo discorso non prende più. Ed è un momento in cui infatti anche la crisi prolungata e quello che Colin Crouch ha definito la strana non sparizione del neoliberismo, cioè il fatto che non siamo passati dalla crisi del liberismo al New Deal, ma siamo ancora lì dentro, non fa pensare che si autodistrugge, però fa vedere quali sono le conseguenze dal punto di vista politico, e sono conseguenze
importanti che questo momento di crisi produce. E questo è quello che penso che è importante, che non le produce solo nelle periferie europee, non le produce solo nel sud Europa o in Irlanda che sono colpite dalla crisi, ma la crisi profonda dei vecchi assetti politici la vediamo in Germania, dove io lo studiavo negli anni 70 come il paese dei due partiti più metà, adesso ce ne sono tanti, e ci sono anche partiti che una volta venivano definiti come antisistemici, cioè c'è una radicalizzazione anche in corso. I partiti socialdemocratici hanno perso enormemente anche nei paesi dove sembrava che non ci fosse, l'Austria, l'Olanda, scompaiono lì, e scompare anche il centrodestra, quindi anche l'analisi del populismo. Quindi se ci sono le ipotesi degli studiosi come Wolfgang Streeck che dicono il capitalismo si autodistruggerà per le sue contraddizioni interne. Io non volevo utilizzare tardo neoliberismo in questo senso, ma per dire non è più il momento in cui si crede nelle grandi promesse. È evidentemente in crisi, non si autodistrugge da solo, anzi c'è chi dice proprio quello che il neoliberismo vorrebbe, però da studiosa della politica vedo che questa crisi anche di legittimazione conta tanto, perché poi la politica ancora ha una possibilità di governare questi fenomeni, e non solo entra in crisi centrodestra, entra in crisi centrosinistra, si formano queste grandi turbamenti all'interno di sistemi politici che Rocca e Michela si erano congedati, invece adesso si squagliano. Sì? Sì, va bene, cominci pure da intanto. Io provo a parlare. Va bene. Nel senso, oggi sentivo un po' la questione del neoliberalismo. Così si alza, così sentono. Vabbè, il microfono. Sentivo un attimo la questione, diceva, si faceva appunto riferimento al fatto del disordine collegato all'idea di neoliberalismo. Io ho l'impressione, però mi riferisco magari più al caso italiano, che quello che è un po' la fase populista sia in qualche modo una, sta assumendo come, si possa assumere un po' come una fase suprema del neoliberalismo, cioè però rispetto al tema dell'ordine, che si caratterizza un po' in fondo come un ritorno fortissimo delle forme di ordine, cioè l'identitarismo, l'idea della famiglia tradizionale, repressione di forme di conflitto, ma anche lo stesso giustizialismo come, diciamo, come forma, diciamo, di propaganda politica fortissima, la corruzione, eccetera. E diciamo, un po' come reazione a quello che poi si chiama la società senza padri, eccetera, eccetera, e il fatto di avere, come dire, una tabula rasa rispetto a tante forme di autorità che si erano caratterizzate nel periodo precedente. Diciamo che dall'altro lato, però, se c'è un tema fortissimo che io non vedo come potenzialità più che altro, e appunto si accennava anche nell'intervento precedente il tema della rete, cioè il fatto che noi abbiamo la potenza e la capacità oggi, come mai è successo nella storia dell'umanità, di organizzarci, cioè il fatto di avere una uguaglianza, diciamo, di rete, di struttura che ci permette di connetterci in maniera più o meno più paritaria rispetto a prima, ma che diventa poi il tema diciamo, dell'organizzazione un po' in fondo, e possiamo oggi definirci, al di là dello Stato nazionale, possiamo definirci più immediatamente europei oggi, possiamo pensare, come dire, la crisi del neoliberalismo come crisi che coinvolge tutti, non semplicemente la crisi di uno Stato, la crisi di un pezzettino rispetto alla complessità dei flussi globali. E diciamo, poi l'ultima cosa, qual è la classe? La classe è quella che è, cioè non è che la dobbiamo andare a cercare, la classe è quella che è, la classe è in sé, cioè nel senso sta là,
Quindi il fatto di connetterci in qualche modo ci dà ci dà la possibilità in qualche modo di prendere per quello che è, per quello che si ritrova dal punto di vista del poi dell'organizzazione della società per come si è strutturato. Grazie. Quello che io volevo sottolineare era appunto soprattutto da un lato la capacità di resistere attraverso diverse forme, tra cui quelle dei nuovi media, ma anche il fatto che spesso i politologi che cercano di fare giusto previsioni nel breve periodo si trovano in situazioni in cui le previsioni cambiano in maniera molto rapida perché si attiva una capacità di resistenza. Un esempio recente, in Spagna ci sono state delle elezioni sono elezioni che ha vinto la sinistra, anche se in maniera che lascia aperto problemi in relazione alla creazione del nuovo governo. Però ha vinto la sinistra in una situazione in cui 3 mesi fa non si dava alla sinistra una chance di vincere le elezioni in Spagna, perché si diceva le vince Vox, PP e Ciudadanos, e le vince il PP che radicalizza, che polarizza. Quello che è successo è stato invece che attraverso una forte resistenza e attraverso politiche di alleanza e altre. Non è che ci metterei la mano sul fuoco che si forma un governo che dura 5 anni, però quell'idea di Rajoy che attraverso la polarizzazione dell'identità nazionale riusciva a portare la destra fortissima al governo è fallita, il PP è crollato. Speriamo, non faccio previsioni in questo caso, però gli ultimi sondaggi sull'Italia davano la Lega col crollo del 6%. Non sappiamo più come va a finire perché i sondaggi in periodo preelettorale non ci sono. Però che dalla contestazione del convegno di Verona in poi ci sia stata una consapevolezza che si può resistere, e che resistere vuol dire anche danneggiare dal punto di vista elettorale la Lega e la destra radicale, secondo me è anche un dato di fatto. Quindi questa resistenza secondo me bisogna anche guardarla, perché oggi c'è Trump negli Stati Uniti, però c'è anche per esempio una dinamica dentro il Partito Democratico che potrebbe potenzialmente avere una sbocco molto progressista. Sul tema della classe c'è, secondo me è un tema lucido, magari si può fare per una prossima sezione gramsciana, cioè, sono le diverse interpretazioni, secondo me la classe si costruisce un po' più costruita. Secondo me nell'azione collettiva. Allora, visto anche un altro, ecco, c'è il fondo. Sì, volevo andare leggermente fuori tema rispetto ai suoi interventi e chiedere una chiarificazione terminologica sull'evoluzione dell'organizzazione dei movimenti sociali, come lei ci mostrava nella slide precedente, da dove scriveva che l'organizzazione passa da verticale a reticolare per quello che concerne i nuovi movimenti e poi improntato sulla democrazia diretta, esattamente, alla partecipazione diretta. Quello che le volevo chiedere è, guardando questa divisione, mi pare che con l'aggettivo reticolare ci si riferisca più che all'organizzazione di un singolo movimento, alla dimensione dell'azione collettiva e quindi alla convergenza di una rete di movimenti su una singola issue, different issues. E quindi la domanda che le volevo porre è, dato anche problematizzando il concetto di partecipazione diretta, perché mi pare che i primi dibattiti sul rifiuto della delega e sul problema della rappresentanza arrivino già a cavallo tra gli anni 70-80, quindi tra i vecchi e nuovi movimenti. E quindi in questo senso volevo chiederle quali secondo lei sono le differenze più rimarchevoli nell'organizzazione tra i nuovi movimenti e quelli attuali. Grazie. La domanda, infatti, diciamo, nell'evoluzione delle concezioni dei movimenti sulla democrazia,
c'è stata una fase in cui la partecipazione veniva vista nella dimensione di democrazia diretta. Guardiamo dal 64, nell'inizio del movimento degli anni 60 in America con la dichiarazione di Ricordo che presentava una visione appunto di partecipazione, con partecipazione soprattutto attraverso le assemblee. Poi c'è stata una riflessione anche sulla incapacità delle assemblee di ridurre il potere dei pochi e di permettere una reale partecipazione, che aveva portato nel movimento femminista, nei movimenti della pace e così via, a riflettere molto anche sulla dimensione che Habermas definisce come di democrazia deliberativa, sulla costruzione del consenso, e a portare anche a modelli organizzativi dove non si votava e piuttosto si sottolineava l'importanza dello scambio della qualità del discorso. Quello che per noi, studiando i movimenti sociali, non ci aspettavamo era che poi in parte attraverso il sostegno ai referendum dal basso, anche quello dell'acqua per esempio, in parte attraverso le dinamiche dei movimenti di piazza, si sia ritornati anche a una definizione precedente, non di deliberazione, che prevedeva spesso anche il fatto che ai social forum non si votava, e non si votava volontariamente perché si riteneva che era più importante parlare piuttosto che decidere. Invece nelle piazze dell'Indignados, Puerto del Sol, Sintagma e così via, si ritornava quasi a un'idea ateniese della democrazia, come si discute però poi anche si vota. Queste concezioni entrano un po' in contrasto l'una, o in tensione l'una con l'altra, e infatti nella dimensione per esempio dei referendum dal basso c'è anche un tentativo di sottolineare che l'importanza non è solo nel momento del voto, ma è anche nel momento della condivisione. Però appunto con un po' come un ritorno indietro rispetto alla democrazia consensuale e un ritorno al voto anche. Sì. Volevo ricollegarmi all'intervento che c'è stato a proposito del pessimismo della realtà e all'ottimismo della volontà, che è un grande classico, diciamo, a sinistra, quando perché la situazione non è mai un granché. Io vorrei ribaltare questa visione e dire che, per fare un'altra classica citazione, grande il caos sotto il cielo, la situazione è eccellente. Insomma, se noi siamo simpatetici con i movimenti, nei momenti di grande trasformazione, nei momenti di crisi, ci dovrebbe essere proprio anche il momento di opportunità. E non è un caso che proprio da quando siamo entrati nella grande crisi, che appunto ormai siamo 10 anni che siamo nella grande crisi economica, si siano anche poi verificati tutti questi movimenti di cui abbiamo parlato. Però quello che a me faceva problema era la slide che c'era prima, quella su populismo di destra e progressismo di sinistra, perché se è vero che per cambiare le cose, per ripoliticizzare la politica, per combattere la tecnocrazia, appunto abbiamo bisogno del momento populista, siamo sicuri che il populismo sia solo di destra? Populismo è brutto, a sinistra si chiama progressismo così perché ci vergogniamo un po'? E poi, per entrare dentro quella tabella lì, cioè, io non credo proprio che la base sociale del populismo di destra sia, forse, piccola borghesia ci sarà anche, ma la borghesia non è sicuro, cioè basta andare a vedere chi ha votato per Trump, basta andare a vedere chi ha votato per la Brexit, basta andare a vedere chi ha votato per la Lega in Emilia Romagna. Tu dici che non hanno votato, che la borghesia non ha votato per Trump? In larga misura io credo di no.
Invece sì, conosco bene i dati territorialmente perché le mappe le abbiamo tutte su internet e le abbiamo scaricate. Cioè, a Rust Belt, però, insomma, come dire, numericamente è quella che ha portato i voti decisivi rispetto alla East Coast, alla, come dire, ai ceti medio riflessivi, no? Alle, come dire, queste cose. Poi, insomma, che, oppure i ceti medio riflessivi non è borghesia, non lo so, parliamone. Scusate. Secondo me, diciamo, i dati che abbiamo sugli Stati Uniti, ma partendo da qui, giusto perché secondo me è una ricerca che ancora deve essere fatta in maniera completa, però la Rust Belt è un aspetto di un voto che è stato in buona parte una conferma del voto repubblicano. Cioè, i repubblicani non sono stati affatto disgustati dalle politiche di Trump, ma hanno continuato a sostenere Trump. E questo è avvenuto nel voto popolare, ma è avvenuto anche all'interno. Cioè, questo lascio poi la parola a Nadia su questo. Però non sottovalutiamo il fatto che c'è questa grossa componente. Chi votava per i partiti di centrodestra in buona parte rappresenta l'elettorato della destra. Poi c'è anche un elemento di Rust Belt, c'è collegato anche, si è detto, Clinton ha sbagliato, non c'è andata, però è solo un elemento, è quello che sappiamo, poi partiti populisti sono molto diversi nella loro base sociale, però quello che sappiamo su alcuni partiti è, insomma, Alternative für Deutschland è stata votata dalle persone che avevano alti livelli di istruzione, eccetera. Cioè, i medi riflessivi, secondo me, è un po' un'invenzione, che dici? Perché ci sono, diciamo, quello che certamente è vero è che il livello di istruzione è collegato ai valori progressisti. L'età al momento è fortemente collegata ai valori progressisti, cioè la generazione dei millennials è tendenzialmente su molti tipi di indicatori di valori. Tollerante, inclusive, cioè, questo non vuol dire 100%, vuol dire che sono meglio di altre generazioni. Però bisogna fare partito per partito e non, la Rust Belt sono pochi migliaia di voti. Se guardi alla base sociale è più complessa. Sicuramente c'è un discorso periferia, metropoli. Se guardi a Brexit c'è la dimensione della campagna verso la città, però i risultati delle analisi statistiche che sono state fatte dicono che i principali trend sono: classe operaia non si sente rappresentata dal centro-sinistra, tendenzialmente si astiene. Poi la classe operaia è stata sempre eterogenea nella sua espressione politica. Però da non sottovalutare questo fatto che non c'è stato un centro medio riflessivo che diceva votavo per i repubblicani quando erano più decenti, che sono decenti, adesso non voto più Trump, no, sono rimasto. Di Trump si vota e non si dice. Sì, allora la cosa del discorso sul populismo dipende cosa si intende, dipende come lo si definisce. Sì, ma si vergogna. Ma anche qui si vergogna. Berlusconi non votava nessuno, era sempre il governo. Altro, uno e due. Ok, sì, vediamo. Volevo fare una considerazione sul termine, la riga identità, cittadini. Che è presente anche nella slide successiva, sempre per distinguere il populismo di destra dal progressismo di sinistra, ed è molto utile questa distinzione secondo me per riflettere proprio sulle differenze e su alcune categorie.
A me ha fatto pensare la parola cittadini a quello che racconta della propria esperienza da sindaca Ada Colau. E quello mi sembra un esempio, seppur parziale, però di come è possibile conciliare gli interessi frantumati di oggi in un modo pratico, costruttivo, di democrazia diretta. Questo nelle sue riflessioni, nel suo racconto, emerge molto. E appunto, per cercare di dare una qualche nota di ottimismo alla volontà, cioè chiedere se questa può essere, cioè se questo cambio di identità territoriale può in questo momento aiutare nella costruzione anche di quello che Nadia richiamava di una forma organizzativa, in qualche modo, molto in nuce, però se questo può essere un esempio da guardare con attenzione, tenendo anche conto che Ada Colau ha un'esperienza di movimento, soprattutto di donne, o legato alla battaglia sulla casa, appunto, che riguarda la tipologia di quelli che venivano definiti movimenti progressisti. Sicuramente è importante, naturalmente anche le identità territoriali possono essere elaborate in maniera diversa, inclusiva o esclusiva, ma ecco, nelle ricerche quello che abbiamo visto è che il termine utilizzato di più a sinistra è quello di cittadini con una dimensione inclusiva, e sicuramente molte esperienze in comune di democrazia locale sono importanti, come erano state anche per il socialismo municipalista del passato, come luoghi in cui si possono sperimentare delle alternative possibili. È interessante che anche nella terminologia che viene utilizzata ritorna cittadini, ritornano i riferimenti a Rousseau, ritornano i riferimenti a Giacobini, cioè ritorna quasi tentativo di ridefinire come entity signifier non solo il popolo ma anche la cittadinanza. Io volevo inserire una nota di agribia storiografica su questa frase di Gramsci, perché la principale che hai usata, cioè il mondo vecchio che finisce, il mondo nuovo che non può nascere, eccetera, sono quelle frasi che poi a un certo punto acquistano vita propria, perché si cita e diventa. Ma ecco, io cercavo disperatamente, poi ci ho rinunciato, di guardare su Google, sono abbastanza certo che Gramsci è una nota degli anni 30, del 1930-31, forse, non so se tu l'hai. Gramsci parla degli anni 30, parla del fascismo, no? E quindi quella nota, quella fase, no? è non una lunga fase intermedia, è la frase in cui Gramsci individua questo decomporsi della capacità di dominio delle classi dominanti, che non possono più usare il consenso ma che usano la coercizione, e questo è il senso. E quindi c'è il mondo nuovo che non può nascere, ed è un mondo in cui avremo delle forme, mi ricordo cosa dice, corrotte, particolarmente corpose, ma e poi continuerà sta nota, sarà una mezza paginetta, in cui dice e in cui le classi dominanti non riescono più a esercitare, no? Il loro dominio anche attraverso il consenso, ma solo attraverso la coercizione. Allora io partirei da questo, perché? Perché convergo molto, cioè sono molto contento di quella parte, perché è un po' di ottimismo anche della ragione del tuo discorso, cioè non eccede, ecco, con una visione pessimistica. Perché l'attuale momento populista è un momento di crisi profonda della egemonia del pensiero liberista, neoliberista, no? E non nascondiamo questo, cioè è il fatto che il pensiero neoliberista, dopo la crisi, la grande crisi, non riesce più a raccontare o a fare una narrazione convincente, no? Entra in crisi. E quindi è questo il momento. Ora, lasciamo a parte i discorsi se ci sia un liberismo di destra, è un populismo di destra, è uno di sinistra, questi sono discorsi scopertamente ideologici,
è chiaro che non dire c'è un populismo di destra e un populismo di sinistra è un discorso liberale, no? Un po' ultra, da ultraliberali, no? Cioè tutto populismo, no? E allora no? C'è quello di destra e c'è quello di sinistra. Tu sei stata molto diciamo gentile nel contrastare questa cosa, io sarei anche un po' più duro, no? nel dire che è un discorso ideologico. Allora, tornando al punto, la fase populista è una fase di crisi dell'ideologia liberista ed è una fase anche molto pericolosa, sicuramente, perché è la fase in cui c'è il rischio di buttare assieme all'acqua sporca il bambino è la democrazia. Voglio dire, sono molto allarmati, ci sono dei liberali molto allarmati per questa fase, no? Non è che l'allarme è solo a sinistra, no? E c'è anche una parte di liberali che avvertono, no, la gravità di questo momento. Quindi è questo il momento, ecco, io quindi è un momento aperto, è una partita da giocare e quindi io sono d'accordo con le osservazioni che facevi tu anche sul breve periodo. Se noi avessimo parlato dei movimenti in Italia nel 2012 avremmo fatto il movimento dell'acqua, il referendum, saremmo stati tutti a Milano, la grande manifestazione, eccetera. Siamo appena 6-7 anni dopo e ci troviamo a piangerci addosso. Insomma, è una partita aperta, ecco, sono d'accordo con rappresentarla così. Sono d'accordo, devo dire che con Luciano le ultime conversazioni sono state su Facebook. Parlando ci si capisce meglio, soprattutto un elemento sottolineerei, da un lato secondo me è anche interessante che dell'interregno gramsciano si parli adesso con questo tipo di interpretazione, appunto quando le cose assumono vita propria anche quello è importante, ma dal punto di vista di quali sono le conseguenze politiche dell'adoperare populismo per la destra e per la sinistra, sono d'accordo e rafforzerei il rischio che c'è adesso e che si chiamino le grandi alleanze contro il populismo nelle elezioni europee, si sta facendo, e che questo sia un modo per indebolire ogni possibilità di alternativa, perché porterebbe a una delegittimazione ulteriore dei partiti di centro-sinistra che già per esempio a livello europeo sono ampiamente delegittimati dal fatto di essere stati al governo sempre, per quanto si possa parlare di governo a livello europeo con un centro-destra che si è sempre più spostato a destra un po' di più. Il Spitzenkandidat del Partito Popolare Europeo e vede che è un leader della CSU che è stato amico di Orban fino all'altro ieri. Quindi se in nome di questa alleanza il Partito Socialista Europeo, che anche ha un candidato che secondo me non rappresenta questa volontà di trasformazione che c'è dentro la sinistra in generale, in diversi paesi, ecco, questo porterà ancora più difficoltà a individuare un'alternativa possibile. C'è a livello europeo, ma c'è anche molto a livello degli stati. L'appello antipopulismo, questo secondo me è estremamente fuorviante. Benissimo, allora grazie moltissimo della sua Thank you.
Finalmente. Ma... Thank you.